me. Something you call love, but confess. Siamo con Elodie Casti, che è l'anteprima del film Interview diretto da Steve Buscemi. Steve Buscemi e Fiamma Nera. Your best. These boots are made for walking. Grazie di essere qui, naturalmente non c'è bisogno della ragione di cui siamo tutti qui e che Buscemi, penso che molti di voi come me considerano Buscemi uno dei... Mario, non c'è l'amplificazione. Si sente, non si sente. Ora sì. Uno dei più interessanti patrimoni di talento del cinema americano degli ultimi 20 anni, un talento particolare dal nostro punto di vista, che è proprio quello della festa del cinema, che si occupa della visione degli attori e in qualche maniera forse più interessante che in altri casi, cioè quelle soggettività che sono capaci sia di stare davanti alla macchina presa, sia dietro, sia anche in parti da comprimario, di contorno, uscendo di quegli attori capaci di rendere personale un film anche con poche pose, con poche inquadrature. È uno degli attori preferiti da Lucia dei fratelli Coen, ma anche di Jarmusch, ma anche di Tarantino, quindi capace di stabilire anche con registi che amiamo in maniera molto profonda un rapporto continuativo di collaborazione, ma che soprattutto è anche capace di a un certo punto passare dietro una macchina da presa per dire la sua, raccontare il suo punto di vista su ciò che accade davanti. Come sapete, uno di questi casi. Buscemi in realtà ha già maturato dietro la macchina da presa, come sapete è un'esperienza tutt'altro che trascurabile, nel senso che ha diretto diversi film, ha realizzato anche alcuni episodi di celebre serie televisive, ha al suo passato anche un'attività di formazione teatrale nell'ambito inglese tutt'altro che trascurabile. Scusate, le dico cose che sappiamo tutti, ma è giusto per condividerle. Quindi è un grandissimo piacere da parte nostra averlo qui e penso che anche per voi poter dialogare con lui sarà non solo una forma di dovere professionale, ma anche qualcosa che procura del piacere e della soddisfazione personale. La mia presenza, oltre a questo, sarà poco più che decorativa. Mi limiterò a fare un paio di domande, forse una. Che è un po' quello che si fa in questi casi, un po' per rito, direi, più che altro. Innanzitutto una curiosità, dovendo prepararmi un po' come fare i giornalisti del suo film all'ultimo, ho letto che lei è stata per un certo periodo pompiere e attore, no? Ha condiviso... Forse è interessante... Well, I was a firefighter from 1980 to 1984, and at that time, at the same time, I was trying to do theater, and living on the Lower East Side in New York, and doing writing and performing with a partner that I had then, Mark Boone. We used to write and perform our own short theater pieces, and we would perform anywhere in church basements, school auditoriums that were converted into performance spaces, clubs, and at that time in New York, there was a whole scene, especially on the Lower East Side in the East Village, theater. Art, music, and film, and people like Jim Jarmusch, Tom Vecchio were just starting out, and that's really how I got cast in their films, because they saw me first doing the work that I was doing in the theater. È vero, sono stato vigile del fuoco dal 1980 fino al 1984, all'epoca però stavo cercando anche di fare del teatro nel Lower East Side di New York e mentre appunto facevo il vigile del fuoco cercavo di scrivere e di interpretare quello che scrivevo insieme al mio socio, che all'epoca era Mark Boone. Noi le scrivevamo e recitavamo
quelli che possiamo definire delle brevi piccole pièce teatrali, e andavamo a recitare ovunque ci venisse concesso, nelle cantine delle chiese, negli auditorium delle scuole, trasformate appunto in luoghi o in palcoscenici per la performance, nei vari club. All'epoca a New York, soprattutto nel Lower East Side, quindi nell'East Village, in quella parte di New York, c'era tantissimo teatro, c'era tantissima arte, c'era tantissima musica, si facevano film e personaggi come quelli da te citati, Jim Jarmusch, Tom DiCillo, cominciavano allora la loro carriera. Ed è questo in realtà il motivo, il modo in cui poi sono stato scelto per interpretare i loro film, perché loro mi vedevano recitare in queste cose che ci autorealizzavamo e scrivevamo. L'ultimo e poi taccio, giuro. Sfido qualsiasi collega a non riconoscere nella situazione iniziale del film qualcosa che hanno già vissuto. Nel senso, almeno nella mia esperienza, mi è capitato a volte che le migliori interviste sono quelle in cui sei in difficoltà, in cui non sai niente, che è esattamente la situazione in cui, almeno apparentemente, anche se poi il film ci rivelerà che non è esattamente così, si trova il protagonista. Proprio perché a volte il mondo dei media trasforma l'intervista in un rito molto codificato in cui chi fa le domande sa già le risposte o qualcosa del genere. Quello che le chiedo, questa cosa qui non somiglia però un po' anche alla recitazione? C'è un momento in cui chi si mette la maschera deve un pochino denunciarla e che questo fa parte proprio del recitare? You know, for me, and I can honestly say in a room full of journalists that I was not out to be critical of the media per se. I was interested in playing this character. I was interested in what he did for a living. But I was more interested in who he was as a person and the problems that he has. And also, you know, I mean, I wasn't interested in making a comment on celebrity per se, but understanding that the movie, you know, definitely has, you know, is making a comment about it. But to me, you know, the film is so much more than an interview. It, you know, it's about a relationship that happens very quickly, starts off as a disaster, as sometimes relationships do, and to me they have a whole, you know, they share a lifetime of a relationship in the course of a few hours. It's dysfunctional, it's codependent, it's they repel each other, but there's also a very strong connection. And that's always what I'm interested in, is the connection between people. And that's why, you know, that was my interest in doing the film. Innanzitutto voglio affermare che in una stanza piena di giornalisti voglio sottolineare il fatto che mia intenzione non era assolutamente quella di essere critico nei confronti del mondo dei media in quanto tale. Quello che mi interessava era interpretare questo personaggio, cercare di capire e vedere chi è, che cosa fa per vivere, per guadagnarsi da vivere, e interpretare questa persona così complessa con tutti questi problemi. E né tantomeno comunque mi interessava esprimere un giudizio sul mondo delle star, delle celebrità in quanto tale, anche se ovviamente alla fine il film in un certo senso, un commento in questo senso lo fa, ma quello che mi interessava molto di più in assoluto in questo film è il rapporto che si instaura molto rapidamente fra queste due persone, un rapporto che inizia in una maniera disastrosa, come spesso succede nella vita in alcuni rapporti che partono in una maniera
disastrosa e poi invece diventano qualcosa di profondo. Loro praticamente nel giro di poche ore condividono quelle che sono le esperienze e il rapporto di una vita intera. Ovviamente si tratta di un rapporto disfunzionale, un rapporto dove c'è in un certo senso una dipendenza reciproca, se provano repulsione l'uno nei confronti dell'altra, però comunque hanno questo forte legame, questa forte connessione, ed era questo quello che mi interessava esplorare, cercare di capire il rapporto che si instaura fra due persone in maniera così intensa. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing.